Siamo in compagnia con il capo allenatore della formazione di Città Tucale, la formazione di casa, oggi vincente con un secco 3-0. Allora, Luca Secchi, una partita apparentemente facile, ma come tutte le partite facili poi si è rivelata più difficile del previsto. Abbiamo avuto la sensazione che nel secondo set, dopo un primo set vinto abbastanza agevolmente, che la sua squadra sia un po' adeguata al valore dell'avversario. No, no, siamo andati proprio sotto il valore dell'avversario, assolutamente. Siamo rientrati in campo con, con, completamente deconcentrati, forse un po' troppo convinti di, che era stato, di quella che era stata la prestazione del primo set, noi e loro. E, mh, siamo stati l'unica cosa, ecco, bravi magari a recuperarlo il set e poi a, a riprendere invece determinati nel, nel terzo. Però purtroppo in uh, 15 anni di pallavolo femminile questa è una costante. È la cosa più difficile è veramente tenere la concentrazione e l'attenzione sui piccoli particolari dall'inizio alla fine. E, a volte in questo campionato ci è riuscito, ci è riuscito anche bene. Purtroppo ancora non siamo capaci di tenerla eh, sempre, soprattutto quando giochiamo contro squadre che magari stanno, stanno un, un po' troppo più in basso di noi in classifica. Secondo me pecchiamo un po' di presunzione probabilmente, do, dobbiamo aggiustare il tiro ogni volta. Uccidere diciamo prima l'avversario. Sì, manchiamo proprio di, di cattiveria agonistica. E... Questo è un aspetto su cui bisognerà lavorare un po' perché anche in previsione dei play-off che di qui, qui al termine del campione sono imminenti. Sì, io ancora faccio tutti gli scongiuri del caso perché tutto può succedere, sia che crolli in armi non si sa mai e in tutti i casi una volta che saremo eventualmente ai playoff giocheremo comunque con formazioni di, di alta caratura, perciò lì credo che l'attenzione sarà doverosa e le motivazioni saranno comunque altissime, non sarà un, spero un problema tenere la concentrazione sempre. E non dimentichiamo che la SS Lazio oggi era setata di punti, quindi necessitava di ottenere almeno un punto da questa partita, forse anche da quello è di peso l'allungamento diciamo del match. Beh l'impresa era abbastanza ostica, noi in casa abbiamo perso solo un punto, insomma... E quindi ovviamente sono venuti qui agguerriti il più possibile. Anche per la legge dei grandi numeri, mantenere sempre un certo trend di, di motivazionale anche di successi non è sempre facile. No, no, infatti, infatti, su questo c'hai ragione. Eh, Sapevamo di, di giocare con un avversario che aveva bisogno di prendere punti, quindi eh, oggettivamente noi siamo partiti bene. Ti ripeto, l'unica cosa che devo rimproverare alla mia squadra oggi è. L'asilo calo di tensione emotiva, agonistica e tattica. Sì, sì. che poi ecco, si è dimostrata all immediatamente all'inizio del secondo set, quindi evidentemente proprio allo stacco. Quattro punti loro, quattro errori se non vado errato nei, nei primissimi scambi del, del secondo. E poi abbiamo perso l'attenzione su alcune soluzioni tattiche, abbiamo sfarfallato un po' con il muro. Però. Un po' girata a vuoto? Sì, un, un po', in, alcune, in alcuni scambi decisamente delle scelte, quantomeno curiose. Allora, diamo l'appuntamento per il prossimo impegno a tutti i nostri amici in visione all'ascolto di Futura Web. Sì, adesso andiamo in trasferta, eh, andiamo a Gaeta, una squadra che ultimamente non sta, non sta facendo molto bene. È eh, un motivo in più per andare lì e, e provare a tenere questa benedetta concentrazione per, per, tutti, per tutti i set che ci troviamo davanti. Eh, sarà impegnativo. Il viaggio, la trasferta sicuro, che non è proprio. Una sì, delle più lontane. L'orario della gara, che comunque è alle 5, perciò ci prende, ci prende il pranzo molto in anticipo, la sveglia che non sarà... I bioritmi un po' sì, da regolare. Diciamo così. Un po' più la fatica del viaggio è, è, è la novità, perché una trasferta così ancora non l'abbiamo fatta. In attesa e nella speranza di uno scivolone eventuale di Narni. Eh, io, uno ci spera sempre, ma è una squadra molto forte, sarà difficile portar via punti a una squadra così compatta e così determinata ogni santissima giornata. Bravo, bravo a loro. Allora, dal Palazzo Antorufino è tutto, linea che può tornare allo studio centrale.